possono volare in cielo, come i palloncini dei bimbi, perché anche loro sono appesi a un filo, quello sottile della memoria. Sono tante le parole che ci sfuggono, non ci tornano in mente o che abbiamo dimenticato per trascuratezza. E allora è come se nel mondo si creassero tanti piccoli vuoti, come di palloncini che scoppiano tristi. Eppure le parole sono la nostra radiografia del mondo, le monete che spendiamo al mercato delle opinioni. C'è allora chi, come Sabrina D'Alessandro, dedica loro installazioni e le diffonde nella città. E chi, come la Dante Alighieri, ce ne fa adottare una sul suo sito web. Provate ad andarci. Adotta una parola e la pagina, e finora sono oltre 30.000 gli italiani che ne hanno scelte e ne custodiscono una. Uggioso, Bislacco, Ghiribizzo, Rannicchiare. Adottarle vuol dire concretamente proteggerle, usarle nelle conversazioni, insomma tenerle in vita, convinti che l'italiano, anche sul web, dove spesso viene maltrattato, abbia gli anticorpi giusti per mantenersi almeno in buona salute. L'italiano si adatterà così come si è sempre adattato nel corso dei secoli. Questo vuol dire che è una lingua viva, che ha quegli anticorpi che le consentono di reagire a quello che succede nei fattori esterni e di trovare delle soluzioni senza smentire se stessa, senza tradire la propria storia, perché noi tutto sommato parliamo una lingua che non è così diversa nelle sue strutture da quella di Dante, però per riuscire anche a vincere proprio, e uso un slogan anche io, a vincere la sfida con il futuro.